Perché credo abbiamo bisogno di coltivare i valori dell'amicizia, quelli della pacifica convivenza tra uomo e animale. Noi siamo all'interno di un parco nazionale tra i più grandi d'Italia e siamo circondati da tantissimi animali, ma anche poi avvicinare al rispetto che è poi per l'ambiente in generale. Quindi questi temi sono sicuramente centrali all'interno del libro, così come anche la giustizia sociale e l'aiutare anche il prossimo. Nata quasi per gioco, frutto di una grande passione per la scrittura e per i racconti, arriva in libreria la storia dell'Orsa Gaia, tratta da una storia vera scritta da Donatella Franzese, giovane scrittrice di Rotonda, alla sua prima pubblicazione. Questa storia nasce da un'emozione, suscitata da una vicenda di cronaca realmente accaduta, quella dell'orsa JJ del Trentino, da cui poi è tratta ovviamente la storia, resa più accettabile per un pubblico molto giovane. Quindi la storia nasce da una vicenda vera ed è rivolta insomma ai bambini, ma più in generale anche agli adulti, se vogliamo. Il lavoro, edito da Another Coffee Stories, con a capo Anna Giada Altomare e le fantastiche illustrazioni di Eleonora Domenica Anestasio, è stato presentato pubblicamente a Rotonda in un incontro condotto dal giornalista Silvestro Maradei, che ha intervistato la scrittrice ripercorrendo le tappe fondamentali che hanno permesso la nascita del libro. Io non so definirmi davvero una scrittrice, perché probabilmente non lo sono ancora, essendo anche la mia prima opera. Però è stato un bisogno quello di scrivere questa storia, proprio perché è nata da una sensazione mista fra emozioni belle e un po' spiacevoli. Quindi è stato proprio un bisogno che ho cercato poi di colmare in questo modo, con la scrittura. La grande emozione per Donatella Franzese, incredula ancora di aver realizzato uno dei suoi tanti sogni da scrittrice, di certo la porterà a preparare nuove sfide letterarie. Beh sì, sicuramente quello di continuare a pubblicare, se possibile, altre storie che ho anche già nel cassetto, ancora magari da curare, da migliorare, però sì, ci spero molto.